Muriel, quarta punta per l'Inter. La Roma perde due capitani. Buffon è capolinea? Parleremo di questo e altro nei prossimi minuti. Queste sono le nostre bombe del mercato e io sono Damiano, visto che Davide oggi è in vacanza. O almeno così vogliamo farvi credere. Se volete rivederlo sano e salvo, iscrivetevi al nostro canale e spargete la voce tra i vostri amici appassionati di calcio, tra i vostri bonsai, tra i vostri amici appassionati di bonsai, tra i vostri bonsai appassionati di calcio. Insomma, iscrivetevi. La Roma e i capitani, una storia davvero non facile. Tanto che dopo gli addii di Francesco Totti e Daniele De Rossi, la Roma ha già affidato la fascia da capitano a ben tre giocatori, e due di questi sembrano avere già le valigie pronte. Sì, perché il PSG sarebbe ormai convinto a riscattare Alessandro Florenzi. A riportarlo è calciomercato.com. Il terzino destro di Vitinha ha convinto sia agli ordini di Tuchel sia agli ordini di Pochettino, e Leonardo sarebbe ormai vicinissimo a mettere sul piatto i 9 milioni previsti per il suo riscatto, oltre al mezzo milione già versato alla Roma per il prestito. E forse a Trigoria qualche rimpianto ci sarà per un capitano veramente molto criticato, ma che avrebbe fatto comodo per rinforzare la catena di destra della squadra di Fonseca, specialmente dopo il passaggio al 3-4-2-1. Il rapporto con il tecnico portoghese non sembra però essere mai sbocciato. E ora Florenzi sembra pronto per dire addio definitivamente alla Roma. Come si dirà bello de nonna in francese? Florenzi però non è solo ex capitano giallorosso in partenza. Sembrano ormai contati i giorni in giallorosso per Edin Dzeko, che quest'anno, dopo aver superato il leggendario Amedeo Amadei nella classifica dei marcatori di tutti i tempi della Roma, ha perso la fascia da capitano in favore di Lorenzo Pellegrini dopo uno screzio con Paolo Fonseca. Insomma, stavolta sembra davvero essere arrivato il momento dell'addio per il bosniaco, dopo tanti falsi allarmi. Ne abbiamo parlato sabato nel video che abbiamo dedicato ai problemi della Roma e alle soluzioni che noi troveremo. Un video in cui avevamo anche indicato quello che per noi potrebbe essere il successore del bosniaco, quindi andate a vedervelo quassù. Sempre secondo calciomercato.com, la scorsa estate la Juventus aveva provato a raggiungere il bosniaco offrendo in cambio Sami Khedira. Un'offerta però rispedita al mittente dai giallorossi. È difficile in questo momento individuare quale potrebbe essere il destino di Dzeko. Sicuramente in partenza se i Friedkin dovessero rinnovare la fiducia a Fonseca. Le ipotesi sono molte a questo punto. Si va da Gianluca Scamacca ad Alexander Isak della Real Sociedad, passando per Dusan Vlahovic della Fiorentina e Andrea Belotti del Toro. E passiamo in casa Juventus, dove c'è qualche argomento di cui parlare. A partire da Douglas Costa, visto che il Bayern Monaco avrebbe deciso di non riscattare l'esterno brasiliano, che così tornerebbe alla Continassa quest'estate portandosi dietro un ingombrante salario da 6 milioni più bonus l'anno. È chiaro che non ci sia più posto per lui alla Juventus. Federico Chiesa sta convincendo ampiamente nel suo ruolo e la politica societaria bianconera nell'ultimo anno è stata quella di abbassare i salari e l'età media della rosa. Così i bianconeri dovranno trovare una nuova destinazione per il trentenne, che ha ancora un anno di contratto. Si è parlato di una possibile trattativa con il Grêmio, il club d'origine del brasiliano, ma finora non c'è nulla di confermato, come riportato ieri sera da un tweet di Fabrizio Romano. Ma la notizia più clamorosa è forse quella secondo cui Gianluigi Buffon lascerà la Juventus a fine stagione. Sembra infatti che l'ex capitano bianconero si senta in gran forma e avrebbe voluto giocare di più nel corso della stagione, visto che è stato impiegato in sole 5 partite in campionato. Il suo contratto va in scadenza a giugno e con ogni probabilità, secondo quanto riporta la Gazzetta, non si parlerà di un rinnovo. Anche perché ci sembra difficile che la Juventus voglia continuare a occupare un posto in rosa con il portiere 43enne, considerando che Wojciech Szczęsny ha già 30 anni e che è necessario già individuare un erede da formare all'ombra del polacco. Buffon sarà quindi pronto ad ascoltare le offerte che gli arriveranno, nella speranza di una chiamata da una big italiana o straniera. Ma in assenza di proposte allettanti potrebbe arrivare anche per lui il momento del ritiro. Voi cosa vi aspettate? Buffon rinnoverà? Andrà a un'altra squadra? Oppure si ritirerà? L'Inter si prepara a culminare la cavalcata di questo campionato una volta che sarà terminata la pausa nazionale, ma gli occhi sono già rivolti alla prossima stagione. Perché oltre al campionato, ai nerazzurri si chiederà di alzare il livello anche in campo europeo. Un obiettivo che però richiede di dare ulteriore profondità alla rosa, specialmente in attacco. Dove il tema della quarta punta era già stato argomento di discussione la scorsa estate. Dopotutto da 2 anni la coppia Lautaro-Lukaku porta avanti la carretta e non basta il solo Sanchez a dare respiro ai due titolari. Ecco allora che secondo Gazzetta sarebbe spuntata l'idea Luis Muriel. E il colombiano effettivamente sembrerebbe un nome perfetto per risolvere il problema.
Un giocatore estremamente tecnico e che con la maglia dell'Atalanta ha avuto modo di fare esperienza europea e che scende sempre in campo già caldo, già pronto a colpire. A dimostrarlo c'è la sua incredibile propensione al gol anche quando entra dalla panchina. E proprio questo sarebbe uno degli aspetti che potrebbe convincere Conte. Perché Muriel non è un giocatore che si aspetta la titolarità. Anzi, a Bergamo sembra aver abbracciato in pieno il suo ruolo di power sub, di sostituto d'impatto. È un giocatore che sappia mettersi così al servizio della squadra e abbia l'abilità di cambiare le partite subentrando dalla panchina, sarebbe oro colato per l'Inter di Conte. Insomma, Muriel sembra avere tutte le carte in regola per non soffrire il cambio di casacca, anche se quando si parla di un giocatore dell'Atalanta il dubbio è sempre legittimo. Viste le difficoltà avute da tanti altri giocatori ad esprimersi agli stessi livelli una volta trapiantati in un ecosistema diverso da quello di Bergamo. E il dubbio potrebbe essere acuito dalla tardiva esplosione del talento del colombiano, che evidentemente ha dovuto aspettare l'Atalanta prima di trovare una squadra che sapesse sfruttare appieno le sue doti. La domanda la giriamo a voi. Muriel è il nome giusto per l'Inter di Conte? Oppure, una volta trasferitosi a Milano, si sgonfierebbe? Queste erano le nostre bombe di mercato. Fateci sapere nei commenti cosa ne pensate dei temi che abbiamo trattato oggi. Se siete arrivati fin qua, che ne pensate di premiarci mettendoci un like e iscrivendovi al nostro canale se siete nuovi da queste parti? Siete su OneFootball, io sono Damiano Benzoni e vi auguro un'ottima giornata.